come il mio cuore, che scaldi tu così il nostro amor. Sarà eterno e nessuno ci dividerà, e i tuoi sogni e i miei sono realtà. Superando mille ostacoli, passioni senza fine. Cosimo, sono qui e spero che tu mi abbia fatto interrompere la riunione per un po' motivo. Ciao, Tony. Anzi, ciao. Scusa, non te l'avevo salutato. Beh, allora, cosa vuoi? Ho un viaggio d'affari importante. Ho intenzione di passare 3 giorni a Zurigo per quel nuovo investimento. Ovviamente mi terrò sempre in contatto con te perché voglio essere sicuro che ogni cosa vada per il verso giusto. Se mi accorgo che sgarri la tua testa salta. Sai che grande novità. Risparmiami i tuoi stupidi commenti. Non ti preoccupare, ho ricevuto il messaggio. Devo soddisfare le aspettative o fare il bagaglio, giusto capo? Ma perché non ti guardi? Cosimo, mi fai ridere. Ti atteggia di importante e potente uomo d'affare mentre io e te sappiamo da dove provieni. Disponi, dai ordini, sei solo miserabile. Tu hai solo approfittato di una donna innamorata. E povera mia sorella Adriana, che la sua anima riposi. Ancora con questa storia. Ma perché devi rinvangare il passato? Devi sempre evocare i fantasmi, cose morte e sepolte. Tu mi odi solo perché io sono riuscito dove tu hai fallito ed hai da anni un desiderio di rivalsa che ti logora dentro. Ma che cosa dici, rivalsa? Io la definirei giustizia. Tutto quello che tu hai oggi un tempo apparteneva a me e alla mia famiglia. Tu sei quello che sei solo grazie alla morte di mia sorella, che hai ammazzato. E tutto questo, tempo fa, durante la battaglia legale in tribunale, non l'ho potuto dimostrare, per mancanza di prove. Ma sono sicuro che tu hai ucciso mia sorella Adriana per ereditare tutto il suo patrimonio. Ancora, troppo facile incolparmi di tutto. Tua sorella Adriana era solo una donna sull'orlo dell'esaurimento nervoso. Lo sapevano tutti che negli ultimi tempi era uscita fuori di testa. E grazie, tu non facevi altro che tradirla in ogni occasione con le tue puttane. E quindi lei, poveretta, non trovava altra soluzione che rifugiarsi negli psicofarmaci. Durante la luna di miele su quella barca bella lei uscì fuori di sé in coperta. Una raffica di vento sgacciò il boma che la colpì violentemente e lei cadde in acqua e scomparve tra i flutti. E perché era successo, eh? Che cosa avevi fatto? Anche se non sei tu materialmente responsabile, tu l'hai uccisa giorno dopo giorno, lentamente, fino al culmine di questa tragedia. Vuoi una camomilla? Penso che la pazzia nella vostra famiglia sia. Che bastardo che sei! Non ti permetto di offendere la sua memoria. Se ti permetti di alzarmi le mani addosso, ti denuncio per aggressione. Non ti conviene. Pensi che crederebbero a me, al potente Cosimo De Santis o al fratello di una squilla? Pezzo di merda! Che figlio di puttana. Attento, ti ripeto, non ti conviene provocarmi. Emozioni, passioni senza fine.